sono Alfio Galatà e coordinatore del progetto Veriscool. Il progetto Veriscool è stato cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma per la competitività ed innovazione CIP 2011 ed ha avuto una durata di 3 anni. Nel contesto è stata sviluppata una piattaforma chiamata VS Navigator o Navigatore Energetico, che realizza uno strumento innovativo per l'efficienza energetica negli edifici scolastici. L'efficienza è qui intesa come ottimizzazione del processo di energy management durante le fasi decisionali nella scelta degli interventi, di pianificazione futura, di gestione corrente o di correzione del programma operativo in corso, il tutto in ottemperanza ai requisiti previsti dallo standard ISO 50001. L'intero progetto ha contribuito a promuovere, orientare, diffondere e sensibilizzare nell'organizzazione scolastica una nuova cultura energetica con la nuova tecnologia del navigatore energetico posta al centro del processo di comprensione su come le scuole gestiscono i loro programmi energetici, identificano i possibili ostacoli, promuovono le opportunità e condividono le migliori tecniche anche nell'ambito di un'analisi comparata tra le scuole del territorio. È inteso che ogni riferimento all'edificio scolastico o all'organizzazione scolastica è automaticamente estendibile al concetto generale di edificio o organizzazione aziendale. Il navigatore energetico è una piattaforma informatica che si identifica come High Level Management e che si materializza come un web tool con un'interfaccia utente semplice ed intuitiva. VS Navigator si integra con tecnologie esterne e già mature nel mercato. La prima tecnologia è il sistema BMS, commercializzato dalla società modenese SC Edochi, che assicura il controllo automatico degli impianti e degli ambienti interni. La comunicazione tra VS Navigator e BMS è unidirezionale, nel senso che VS Navigator acquisisce i dati relativi ai consumi, allo stato degli impianti e alle condizioni di comfort mantenute. VS Navigator non è un sistema di controllo e non impartisce comandi automatici. VS Navigator suggerisce le possibili azioni di ottimizzazione e ne stima i benefici ottenibili. La seconda tecnologia è un software specifico per l'energy management, commercializzato dalla società irlandese Enerit, che nella fase operativa assicura la conduzione e la gestione degli interventi nel rispetto della norma ISO 50001. La terza tecnologia è un software per la simulazione degli scenari di ottimizzazione, commercializzato dalla società scozzese IES, che consente di stimare a priori i benefici ottenibili da un cambio di gestione nell'attuazione di un intervento di risanamento energetico. VS Navigator è prevalentemente un sistema di supporto decisionale con prestazioni superiori a qualsiasi scala commerciale. Il processo decisionale si realizza attraverso un catalogo di scenari di ottimizzazione sviluppato nel progetto e regole di selezione costruite intorno ai dati reali trasmessi dal BMS, alle informazioni contenute nelle bollette energetiche e ai dati reali dell'edificio relativi agli impianti e alle superfici interne. Questo catalogo è pubblicato in forma di ebook e scaricabile dal sito del progetto. Il navigatore energetico fornisce una guida operativa su come si aiutano i manager impegnati a ridurre i costi di energia in molti edifici, si ottiene un know-how energetico in azienda a costi limitati, si raggiunge un risparmio energetico nel breve periodo e si riduce il consumo energetico anno dopo anno. In un contesto in cui il piano energetico aziendale, annuale o multiannuale, risulta difficile da creare, gli interventi per l'ammodernamento energetico degli impianti e delle strutture edilizie risultano difficili da stimare e gli obiettivi di risparmio stabiliti risultano difficili da verificare.
Attraverso il navigatore energetico è possibile programmare misure di gestione basate sul consumo, ad esempio porsi l'obiettivo di consumare 20 watt a metro quadro, controllarne il raggiungimento o imporre i cambi necessari alla gestione corrente affinché l'obiettivo venga raggiunto. VS Navigator è una tecnologia specifica ed un modello replicabile. Esso mette a disposizione informazioni per adottare strategie di efficienza energetica con contenimento dei costi, oltre ad offrire visibilità sui consumi e sugli indicatori energetici. Ha capacità di assegnare compiti e di tenere traccia delle azioni intraprese. Per questo la VS Navigator può essere utilizzato da una moltitudine di utenti, tra questi le amministrazioni pubbliche e i dirigenti aziendali, che spesso hanno il compito di prendere decisioni sulla convenienza economica degli interventi, i dirigenti operativi, inclusi gli energy e facility manager, che hanno il compito di prendere decisioni nell'attuazione di questo programma operativo, i tecnici, che sono chiamati a rendere efficaci l'attuazione del programma operativo secondo lo standard ISO 50001. Le ESCO, che promuovono modelli di business basati sui concetti della green economy, in cui il risparmio energetico paga per gli investimenti. Le società fornitrici di sistemi BMS, che assieme alla loro fornitura tecnologica, oggi stanno allargando l'offerta di servizio includendo anche gli Energy Performance Contract. Queste stesse società possono giovarsi dalla tecnologia del navigatore energetico per superare i limiti degli attuali SCADA. Ma il progetto VeriSchool ha conseguito altri significativi risultati oltre allo sviluppo del navigatore energetico. Tra questi è stata sviluppata una metodologia per l'applicazione del protocollo IPMVP negli edifici scolastici, con esempi su come calcolare il risparmio energetico e le condizioni di comfort mantenute. Il risparmio energetico ottenuto nel progetto, che è equivalente a circa il 30% per il riscaldamento, il 12% sul controllo dimming rispetto a un controllo on-off e al 70% sulla convenienza di installare lampade LED, è stato valutato e calcolato attraverso un software che la Commissione europea fornisce per tutti i progetti finanziati, in maniera tale da ottenere risultati attraverso una metodologia standard. Alla fine, il programma di energy management secondo lo standard ISO 50001 è stato dimostrato e validato. Utilizzando gli scenari di ottimizzazione confacenti con la realtà di ciascuna scuola pilota, si sono poi dimostrate tecniche di green design per la trasformazione delle stesse scuole in Near Zero Energy Building. I concetti, le metodologie e i risultati ottenuti nel progetto sono stati continuamente divulgati e pubblicati anche nel sito del progetto, al fine di accrescere la cultura intorno ai temi dell'efficienza energetica e dell'energy management. Al progetto VeriSchool è stato riconosciuto l'alto livello di innovazione che ha introdotto, ed il progetto è stato premiato nel 2013 come miglior progetto europeo nell'ambito della Green Digital Chart, con cerimonia di premiazione avvenuta ad Amsterdam nel novembre 2013. Il navigatore energetico è stato sviluppato come azione di ricerca ed innovazione con il contributo di fondi europei. Il prodotto navigatore energetico non è quindi rilasciato come un prodotto pronto per la commercializzazione. Il consorzio che ha partecipato al progetto ha deciso di non costituire una spin-off company per la commercializzazione di questo software, ma di venderne i diritti ai soggetti che intendono acquistarli.